Ciao a tutti! Nel video di oggi andiamo a realizzare un cerchietto per i capelli, anzi in realtà è una fascetta, non è un cerchietto. Questo è un altro video che mi è stato chiesto da voi davvero da un tempo infinito. Vi chiedo ancora scuse per il ritardo, per tutte le richieste che mi fate, ma sono davvero tantissime. Io ho già tanti video in pausa già realizzati che devo editare, quindi tra quelli e le vostre nuove richieste, insomma, sono un po' incasinata, ma abbiate pazienza che cercherò di accontentare il più possibile di voi. Magari quando lasciate l'idea scritta sui commenti, potrei decidere di realizzare quelle con più mi piace, quindi non so. Io cercherò di fare il possibile per accontentare più persone di voi, ma magari aiutatemi anche voi dicendomi insomma cosa preferite vedere e cosa invece non vi interessa. Per questo video appunto vi dicevo che andiamo a realizzare una fascetta per capelli. È davvero facile, facile, facile e anche molto molto veloce. E niente, vi lascio subito al tutorial. Dunque, per realizzare queste fascette abbiamo bisogno di nastrini o pizzetti, del feltro dello stesso colore che avrà appunto il nostro pizzetto, la nostra fascetta, dell'elastico, io ho preso quello largo di 3 mm, e poi della colla a caldo. Come prima cosa vado a prendere la misura del nastrino, che è di circa 20 cm nel mio caso, e dovrebbe essere più o meno una misura standard. Comunque, per prendere la misura basta che la prendete indossando, appunto facendo girare il nastro attorno alla testa e farlo arrivare da un orecchio all'altro più o meno, facendo riferimento con l'osso che abbiamo appunto dietro l'orecchio, e aggiungerci un paio di centimetri per parte. Dopodiché vado a prendere un elastico di circa 15 cm e lo vado a chiudere insieme, ad annodare in modo da chiuderlo, e vado a realizzare due cerchietti con il feltro, o due rettangolini, insomma come preferite, che abbiano la stessa larghezza della nostra fascetta sempre. Quindi se la mia fascetta è larga 2 cm, il mio cerchietto insomma sarà di 2 cm, e a questo punto, aiutandomi con la colla a caldo, vado ad attaccare insieme tutti i pezzi. Quindi vado ad appoggiare l'elastico sopra al pizzo, alla fascetta, e poi la vado a piegare. Dopodiché la vado a fermare con uno dei pezzettini di feltro, con uno dei miei cerchietti di feltro, e vado ad incollarlo ovviamente con la colla a caldo. Per rendere la fascia più resistente vado ad incollare un altro cerchietto anche dalla parte opposta. In questo modo vado anche a coprire completamente l'elastico, insomma l'attaccatura. Poi vado a fare la stessa cosa ovviamente dall'altra parte. Fate attenzione quando fate questa operazione di non girare la fascia, e anche qui insomma lo vado ad attaccare il mio cerchietto in feltro sia da un lato che dall'altro. A questo punto mi manca da nascondere il nodino dell'elastico, che è davvero molto brutto da vedere, ma potrebbe anche dar fastidio, soprattutto perché i capelli ci si incastrano dentro, e quindi con un rettangolino di feltro semplicemente vado ad arrotolarlo attorno all'elastico. Ed ecco qui, la fascetta è già pronta. Io ho realizzato questa qui con un merletto azzurro. Vedete che l'elastico praticamente fa in modo che la fascia si allunghi e sia più semplice poi per indossare. E poi ne ho realizzata anche un'altra con un nastrino bianco dove c'erano disegnate anche le stelline. Eccomi qua con la fascettina indossata. Io ovviamente l'ho lasciata così semplice semplice, ma se volete personalizzarla ancora un pochino andandoci
ad aggiungere, non so, un fiocchettino oppure delle perline, delle decorazioni, non so, quello che preferite. Ovviamente è sempre la vostra fantasia a guidarvi. Io come sempre spero che l'idea vi sia piaciuta, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!